di Sia Scienza. Complimenti per la prestazione, ma d'altronde l'applauso finale del Bonolis nella ampia testimonianza. Ieri in conferenza stampa ha detto: è incredibile come questa squadra, dopo il pareggio con il Bari, l'ho ritrovata ancora più famelica. Non stava bluffando. No, ho detto la verità. All'ora del vero, io credo che il risultato sia un po' troppo severo. Il Teramo nel primo tempo ha avuto un momento che ci ha messo in grande difficoltà. A mio avviso, non vorrei passare per retorico, ma è una delle squadre più forti tecnicamente del campionato. Difficilmente abbiamo subito un giro palla e un palleggio da una parte e dall'altra così veemente, così preciso. Forse non avendo un terminale offensivo sui tanti cross che hanno messo, li ha un po' danneggiati, ma non so, sono delle motivazioni di sicuro. Però il Teramo lo sapevo che gioca bene. È che noi in questo momento siamo molto tosti, difendiamo in 11, abbiamo i nostri due attaccanti che sono i primi due che fanno filtro, recuperano palloni tanti in tutta la partita, si sacrificano molto. È una squadra che sa essere brutta e sporca quando serve, poi però ha anche delle belle fiammate, cioè abbiamo qualità perché abbiamo comunque costruito tante buone azioni, abbiamo degli esterni che spingono molto e un centrocampo che lotta veramente tanto, e dietro sono stati stasera molto bravi, portiere incluso. Però, ripeto, il Teramo ci ha messo in difficoltà. È un risultato che non deve sviare, per quello che riguarda noi, dalle difficoltà che ci ha creato questa squadra nel primo tempo. Mister, dove volete e dove potete arrivare? Io, questa è la domanda che mi fa fatico a rispondere, non so più neanch'io, perché credo è giusto non porci troppi limiti, ma rimanere coi piedi per terra. Però siamo a febbraio inoltrato, siamo terzi in questo momento, anzi al momento siamo secondi, e a pari merito. Mettiamo un po' di pressione alle altre squadre, mi sembra di poter dire che possiamo lottare per arrivare nelle prime quattro, sicura, prime quattro, prime cinque, insomma siamo tutti lì, possiamo farcela, perché noi abbiamo avuto adesso nelle ultime partite Catanzaro, Vibo fuori, Ternana in casa, Catania fuori, Bari in casa e Teramo fuori. Era un ciclo tremendo per noi, tremendo, di partite difficilissime, e avevamo perso in casa la prima di gennaio con la Paganese giocando malissimo, quindi c'era il rischio di naufragare un po' e rovinare il bel giorno di andata. Invece questa squadra è ripartita forte. E ripeto, la cosa misteriosa è che ogni giorno che passa si alza e si aumenta la convinzione. L'ultima da parte mia, mister, ci spiega se c'è il segreto del Monopoli. Ma io credo che si è creata una bella chimica tra me e loro, la società, siamo molto uniti, ho delle persone vicino a me, societarie fantastiche, che hanno sempre appoggiato il lavoro, e c'è un gruppo che non perde occasione per stare insieme. Lo spogliatoio è perfetto, pulito, non c'è una testa calda, non c'è un giocatore che vive di ego. Hanno zittito tutti il loro ego e la loro presunzione parlando di noi. Erano tutti dispiaciuti che non ha fatto col Jefferson, perché noi amiamo Jefferson, lo adoriamo tutti, è un giocatore che noi veramente vogliamo bene, perché ci ha dato tantissimo. Lui, da quando è arrivato, ci ha portato una felicità, una gioia importante. Quindi il segreto è proprio questa voglia di correre, di sacrificarsi, sapendo che abbiamo dei limiti, però noi corriamo tanto. Non ha segnato oggi perché non le ha cantato la canzoncina. Ma è stata una cosa scherzosa, si prestava, perché lui è nato una sera, lui in camera, l'ho visto un po' giù, mi fa: sono triste. Oh Jeff, non mi stai prendendo in giro, mi sembri... Allora è venuta fuori una gag così, ma molto, molto gentile e carino lui a prestarsi.